stiamo supportando anche richieste che ci stanno giungendo da persone che hanno vissuto immediatamente le fasi del primo soccorso e che ovviamente si sono trovate a gestire una situazione terribile. E, alcuni di loro hanno dei sintomi, dei veri e propri sintomi in questo momento, con flashback, ansia, difficoltà a dormire, si sono già rivolti a noi per questa cosa. Per cui devo dire, abbiamo trovato persone davvero molto disorientate, scioccate dalla situazione, ma anche disponibili a chiedere aiuto, disponibili e anche, come dire, consapevoli di aver fatto una cosa corretta e giusta. Parliamo di uomini delle forze dell'ordine, vigili del fuoco. Non solo, parliamo anche di chi è arrivato immediatamente. Volontari, c'è gente comune? Gente comune che si trovava nelle vicinanze e che hanno avuto la situazione, si sono trovati di fronte a una situazione particolarmente difficile, hanno deciso di intervenire in quel momento e l'hanno fatto con gli strumenti che avevano. E quindi insomma è stata sicuramente una situazione molto difficile da elaborare, quindi siamo qui anche per loro. Ha detto che state seguendo dei parenti che al telefono, si tratta di parenti ucraini che stanno vivendo questo dramma in zona di guerra? Ci sono anche ucraini, non solo, ma anche ucraini che abbiamo raggiunto al telefono ieri, li abbiamo sentiti, alcuni di questi non sono in grado di venire. Quindi non sono in grado di recarsi qui e con loro abbiamo dato le informazioni, ci siamo accertati che sapessero la situazione e abbiamo fornito le informazioni in più.